Passiamo all'oggetto numero 5. Azioni intraprese per l'attuazione del decreto Ministero della Salute 29/7/2022 pubblicato il 27/9/2022. Prego, consigliere Porzi. Grazie, vicepresidente. Allora, questa interrogazione torna nel contesto minoranza-opposizione invece e riguarda le azioni intraprese per l'attuazione del decreto del Ministero della Salute datato 29 luglio 2022. Questo decreto è appunto ha come oggetto il riparto delle risorse per il fabbisogno di apparecchiature sanitarie di supporto ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta. Per l'Umbria si tratta di una quota molto importante, 3 milioni e 500 mila euro, volta a far fronte al fabbisogno soprattutto di apparecchiature sanitarie finalizzate a gestire l'espletamento delle prestazioni al fine di migliorare il processo di presa in carico del paziente. Concretamente significherebbe la possibilità di acquistare strumentazioni per effettuare ecografie, spirometrie, elettrocardiogrammi e o altre indagini diagnostici di primo livello presso le case di comunità, hub come quello di Città della Pieve, Gubbio e Trevi, le case di comunità SPOC, gli SPOC rappresentati dagli stessi studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, ed infine presso le aggregazioni funzionali territoriali. Considerato che l'articolo 1 di questo comma, che l'articolo 1 al comma 1 definisce il fine dello strumento normativo come appunto migliorare il processo di presa in carico dei pazienti in via prioritaria cronici e fragili, nonché di ridurre il fenomeno delle liste di attesa, che l'argomento in parola riveste un ruolo di primissimo piano, stante la criticità attuale in merito al problema delle liste di attesa per le visite specialistiche, ancorché per la riduzione degli accessi ai pronto soccorsi, che l'articolo 2 al comma 3 prevede che le modalità di rilevazione dell'attività erogata, le specifiche tecniche della documentazione relativa agli atti medici eseguiti con il supporto delle apparecchiature di cui al comma precedente, le modalità di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico, gli indicatori minimi di processo e di risultato di cui al successivo articolo 3, comma 2 sono definiti da un tavolo tecnico congiunto Ministero della Salute e Regioni, che entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto si sarebbe dovuto costituire, quindi entro il 28/12/2022, che le regioni di cui all'articolo 1 avrebbero dovuto presentare al Ministero della Salute Direzione Generale della Programmazione Sanitaria entro 90 giorni dal completamento dei lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 2,3, un piano pluriennale dei fabbisogni per l'utilizzo anche parziale delle risorse assegnate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, che il piano pluriennale dei fabbisogni tra le numerose questioni prevedeva anche all'articolo 3,3 che le regioni, sulla base degli obiettivi di salute definiti dalla propria programmazione, dei modelli organizzativi regionali e di quanto previsto dall'accordo collettivo nazionale, che era stato sottoscritto il 30 ottobre del 2020, dovevano procedere alla stipula di accordi integrativi regionali con le categorie suddette. Evidenziato che nessuno dell'atto normativo di indirizzo era stato assunto nel momento in cui è stata presentata questa interrogazione, o perlomeno non ne avevamo avuto contezza, ricordato che la mancata programmazione, il mancato insufficiente controllo gestionale, l'assoluta superficialità e mancanza di visione politica di questa giunta ha generato enormi ripercussioni negative sulla qualità delle prestazioni sanitarie erogate in regime di pubblico, con liste di attesa interminabili e i LEA scarsamente garantiti, che l'enorme buco di bilancio di questa sanità regionale ha comportato un depotenziamento dei presidi ospedalieri, l'abbandono frettoloso di numerosi dirigenti apicali dimostratisi incapaci di affrontare le nuove sfide generati anche dalla pandemia Covid-19. Ecco che stiamo ancora assistendo alla fuga delle migliori professionalità degli operatori sanitari dal servizio pubblico verso il settore privato o verso altre regioni che garantiscono retribuzioni superiori o progressioni di carattere più efficienti. Considerato inoltre che i recenti benchmark pubblicati dall'Agenas inchiodano la regione Umbria nella parte bassa della classifica,
e certificano il crollo verticale della qualità delle prestazioni che sono state erogate con il conseguente enorme aumento della modalità di passiva. Tutto ciò premesso, ecco, l'interrogazione volge a sapere se la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale e la Federazione Italiana dei Medici Pediatri, entrambi presenti nel territorio regionale, sono state contattate e coinvolte, quali misure ha adottato per l'attuazione del decreto ministeriale e, nel caso non siano state attivate queste procedure, come intende attivare gli organismi di valutazione e di controllo per chiarire se ci sono state responsabilità. Io ho appreso che in parte lei mi ha risposto dalle pagine di un giornale dove era comparso questo comunicato della presentazione di un atto, ma credo che la sede istituzionale sia questa e quindi attendo qui la sua risposta. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Coletto. Grazie presidente, le rispondo con piacere consigliere. Allora, per quanto riguarda il decreto in oggetto, l'articolo 2,3, attribuisce a un tavolo tecnico congiunto Ministero della Salute e Regioni il compito di definire entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto le modalità di rilevazione dell'attività erogata, le specifiche tecniche delle apparecchiature di cui al comma precedente, le modalità di alimentazione del fascicolo sanitario e gli indicatori minimi di processo e di risultato. Le regioni dovranno presentare al Ministero della Salute, Direzione Generale Sanitaria, entro 90 giorni dal completamento dei lavori del tavolo tecnico, di cui l'articolo 2,3 del presente decreto, un piano pluriennale dei fabbisogni per l'utilizzo anche parziale delle risorse assegnate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2. A tal riguardo si evidenzia che allo stato attuale il tavolo tecnico congiunto Ministero Salute e Regioni non è ancora stato costituito e dunque non sono stati formulati indirizzi per la presentazione dei progetti per accedere alle risorse da parte di nessuna regione. In data 28 aprile 2023 il coordinamento tecnico area assistenza territoriale della Commissione Salute ha convocato le regioni a fine di fornire aggiornamenti rispetto all'iter di applicazione del DM in oggetto. La Regione dell'Umbria ha partecipato all'incontro. Nell'ambito di tale incontro, le regioni presenti hanno condiviso di avviare i lavori per la predisposizione di un documento da proporre al tavolo tecnico congiunto con il Ministero della Salute in via di costituzione per definire quanto indicato l'articolo 2,3 del DM 29 luglio 2022 in oggetto. Considerata la necessità di avviare e concludere quanto prima i suddetti lavori in vista dell'accesso alle risorse stanziate al citato decreto, si è ritenuto in data 12 maggio 2023 l'incontro tra le regioni per formulare una proposta da sottoporre prontamente al tavolo tecnico congiunto con il Ministero della Salute in via di costituzione. La Regione Umbria ha partecipato all'incontro contribuendo alla stesura della suddetta proposta. Al momento in cui saranno definite da parte del tavolo tecnico congiunto del Ministero della Salute in via di costituzione le modalità di rilevazione delle attività erogate, le specifiche tecniche della documentazione relativa agli atti medici eseguiti con il supporto delle apparecchiature di quel comma precedente, le modalità di alimentazione del fascicolo sanitario, indicatori minimi di processo e di risultati di cui l'articolo 2,3 in oggetto, le organizzazioni sindacali rappresentative di medici di medicina generale, tutte, non solo la FIMGIA, ma anche SNAMI, SMI, CIS Medici, nonché l'organizzazione sindacale rappresentata di medici e pediatri di libera scelta, unica presente in Regione Umbria, saranno conseguentemente coinvolte. A titolo di completezza si evidenzia che già nel 2020, con riferimento alle richiamate risorse, fu definito congiuntamente con l'ASL 1 e l'ASL 2 un piano regionale di distribuzione e utilizzo delle apparecchiature sanitarie di supporto ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, che è stato inviato con PEC al Ministero. Tale piano sarà oggetto evidentemente di attuazione. Volevo sottolineare altri punti, che quindi non è assolutamente vero che questa Regione non ha assunto nessun atto. Testimonia il fatto che è stato trasmesso con PEC al Ministero, ma questo è facilmente verificabile anche da parte sua consigliere.
La mancata visione politica, direi che insomma c'è stata molta attenzione sotto questo punto di vista. Pensi che questa progettazione parte da lontano, dal 2017-2018 addirittura. Era in Commissione Salute e si discuteva su proposta della FIMGE proprio di dare la possibilità ai medici di medicina generale di usare determinati device di base, ecografi, ma situazioni, diciamo, e device che potevano evitare, come si cita nell'interrogazione, l'accesso inappropriato presso i pronto soccorsi. Poi la questione si è bloccata, non è più andata avanti. Però è sempre stata nell'attenzione del sottoscritto, quindi non è vero che non c'è visione, anzi la proposta, diciamo, che era partita allora dalle regioni per dare ulteriore spinta a dare risposte appunto per quanto riguarda gli accessi inappropriati. Per quanto riguarda il buco di bilancio che lei cita, le ricordo che per pareggiare e mettere in equilibrio il 2019, che non è certo stato amministrato da questa giunta, abbiamo dovuto ricorrere a circa 100 milioni di risorse aggiuntive extra fondo sanitario regionale. Quindi se era in equilibrio allora, e questo è facilmente verificabile, tanto più è in equilibrio adesso. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Pozzi per la replica. Sì, grazie Vicepresidente. Sì, ecco, trovo curiosa un po' questa risposta che, tra l'altro, come dicevo, avevo già avuto modo di leggere dalle cronache giornalistiche. Comunque, al terzo capoverso del considerato che, l'interrogazione recita: l'articolo 2, comma 3, prevede che le modalità di rilevazione dell'attività erogata, le specifiche tecniche della documentazione relativa agli atti medici eseguiti con il supporto delle apparecchiature di cui al comma precedente, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, quindi il 28/12/2022, questo doveva avvenire. Pertanto è chiaro che ci doveva essere questo tavolo, l'avevo capito anch'io. Mi stupisce il fatto che però non ci sia stato un ruolo proattivo da luglio 2022 a maggio 2023, stante anche appunto i suoi trascorsi, quello che lei ci ha ricordato. Considerata la situazione umbra, lei avrebbe già potuto magari favorire la partenza di questo tavolo, sollecitarla nell'interesse degli umbri. Magari avrebbe potuto agire d'autonomia, ad esempio consultando le federazioni regionali interessate, ipotizzando e anticipando un po' quelli che potevano essere le situazioni future attraverso uno scenario di accordi integrativi territoriali. Per esempio la Toscana a Lucca questo lavoro lo ha fatto. Magari quei 6,9 milioni di euro che la Regione ora dovrà spendere per l'attuazione del piano operativo straordinario di recupero delle liste di attesa, come recita la vostra delibera regionale, sarebbero potuti essere spesi, e penso che ne bastavano meno, per pagare i medici e i pediatri che, dotati di appropriata strumentazione diagnostica, avrebbero magari potuto fornire loro delle prestazioni in sospeso. Magari senza dover far ricorso ai percorsi di tutela che, portando il paziente ad effettuare le prestazioni presso un erogatore privato accreditato, oltre ad aggravare i costi del sistema sanitario regionale, quindi allontanando il paziente da quel circuito virtuoso che viene definito nelle linee di indirizzo per il governo del percorso del paziente chirurgico programmato, come recita appunto la conferenza permanente Stato-Regioni, che richiama il compito della definizione diagnostica al ruolo dei medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta. Insomma, quello che dovrebbe cercare di far capire più che a me, ai cittadini umbri, a quelli della nostra regione che stanno ad assistere a questo spettacolo e che stanno aspettando di essere visitati, le vostre stime parlano di 76.000 prestazioni in sospeso. Perché aspettare il Ministero, se invece si poteva guadagnare tempo, denaro e merito alla tanto citata appropriatezza di cura, facendo visitare i pazienti dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. Grazie. Passiamo all'oggetto numero 6. Interroga il consigliere Bettarelli, situazione ospedale di Città di Castello e sanità dell'Alto Tevere. Prego, consigliere. Grazie. Mi sono spostato così la vedo meglio. E sì, l'interrogazione, come spesso accade nel question time, insiste sulla questione ovviamente sanità, in particolare sugli ospedali,
e nella fattispecie sull'ospedale di Città di Castello, non che la realtà degli altri ospedali, delle strutture sanitarie della nostra regione sia molto diversa, ma credo che sia giusto accendere un focus anche su una realtà come quella di un ospedale, un DEA di primo livello, un ospedale di riferimento per l'Alta Valle del Tevere, per l'intera Umbria, ma anche e soprattutto per una realtà territoriale posta al confine fra più regioni che potrebbe svolgere un ruolo importante, un servizio per la nostra comunità, ma anche per tanti utenti che vengono da altre regioni. Ripeto, la situazione non è molto diversa nelle altre strutture ospedaliere, ma credo che sia doveroso parlare anche dell'ospedale di Città di Castello. In particolar modo ho provato a sintetizzare quelle che sono alcune delle criticità che si riscontrano quotidianamente presso questa struttura. Penso all'assenza di primarie, di figure apicali, in modo particolare evidenziato quello del reparto di medicina e di ostetricia che è in condivisione con l'ospedale di Branca, al sottodimensionamento dell'unità del pronto soccorso che svolge un numero molto elevato di risposte a tanti accessi, in particolar modo dai dati ho rilevato che erano oltre 23.000 nel 2022, alla necessità quindi di una serie di strumentazioni di cui si parla da tempo, come ad esempio una seconda TAC, una risonanza magnetica che l'ASL aveva pensato di acquistare e che la cui delibera poi è stata congelata, visto che si pensava di acquistare questa risonanza magnetica con i soldi dell'Ascito Mariani, e mi risulta poi che la delibera 557 dell'11 maggio 2022 dell'ASL Umbria 1 sia stata proprio congelata, perché quelle risorse poi sono, credo che abbiano seguito altri filoni oggetto di indagine, su cui ovviamente non entro, ma il concetto è se quello strumento serviva e serve, credo che sia doveroso impegnare risorse della sanità pubblica. Penso, per fare un altro esempio e poi concludere, a quello che sta circolando rispetto alla modalità di gestione del personale, che ovviamente è carente, e sta girando la voce che si possa impiegare addirittura personale chirurgico di guardia, appunto per una guardia chirurgica rispetto alla ginecologia, con fra l'altro figure ovviamente competenti e capaci, ma che hanno specializzazioni completamente diverse. Quindi se non ci sono ginecologi, verrebbero chiamati i chirurghi per svolgere un'attività di pronta reperibilità e di urgenza, probabilmente avendo non quelle capacità specifiche. Un esempio per dire che quindi c'è una questione di difficoltà legata al personale, alle figure, legata alla strumentazione e legata probabilmente ad una organizzazione migliore di quello che già c'è. Quindi, e concludo, per rimanere appunto nella traccia, interrogo l'assessore per sapere se il piano annuale dell'AS per la gestione dell'emergenza e urgenza è stato redatto o aggiornato come previsto dall'articolo 27 del contratto nazionale del lavoro, e quali procedure tempistiche adeguate prevede per le varie strutture che gestiscono l'emergenza. Quali sono gli strumenti o le azioni che la Giunta vuole mettere in campo per affrontare le criticità sopracitate, e se è previsto un piano di intervento che possa risolvere le problematiche relative alla carenza di organico, in particolare nell'unità di emergenza urgenza ed in generale in tutte le varie unità presenti nell'ospedale di Città di Castello. C'è previsto l'acquisto di una seconda TAC e le motivazioni perché non si è addivenuti all'acquisto della risonanza magnetico come previsto dalla delibera sopracitata, i tempi ed il percorso per la nomina di figure apicali ad oggi mancanti. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Coletto. Grazie Presidente. Per quanto riguarda l'ospedale Città di Castello, è oggetto da parte della Regione dell'Umbria la verifica dei turni di riposo.
Rispetto al piano dell'emergenza urgenza, i direttori responsabili pongono particolare attenzione alla programmazione dei turni, garantendo interventi rapidi ed efficaci al fine di garantire la continuità assistenziale del Dipartimento di Emergenza. Tali turni aggiuntivi sono garantiti da medici di altre unità operative. Nel pronto soccorso di Città di Castello, al pari degli altri ospedali dell'azienda, è vigente il piano di emergenza interno per il massiccio afflusso dei feriti, nonostante che gli accessi, come si diceva, siano 23.438, di molto inferiore al limite dovuto per un DEA di primo livello. Riguardo al personale del pronto soccorso, si registra un'effettiva carenza, come peraltro avviene nelle altre sedi dei pronto soccorsi aziendali e come purtroppo avviene nel resto del Paese. Le specialità che mancano sono le solite: il chirurgo d'emergenza, i ginecologi, gli ortopedici, i chirurghi generali, tutti gli ambiti dove c'è un grande rischio, evidentemente, dal punto di vista professionale. E questo è un altro dato. Numerose procedure di reclutamento messe in atto per tempo non hanno garantito la copertura necessaria. Da ultimo è stato bandito un concorso pubblico per 15 professionisti, del quale attendiamo in questi giorni la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale. Per fronteggiare anche in parte tale situazione è stato emanato un bando per contratti di lavoro autonomo ai sensi della normativa vigente, ed è stato contrattualizzato un professionista per Città di Castello, uno per Castiglione del Lago, uno per Branca. Per ciò che riguarda il reparto ostetricia, è presente una guardia H24 e dirigenti medici che, come la normativa, con il supporto integrativo di una pronta disponibilità notturna e festiva. Solo nel caso di un'emergenza ostetrica che ha bisogno di intervento immediato è previsto il supporto di una guardia chirurgica assieme con un dirigente medico ostetrico, nell'attesa dell'arrivo dell'ostetrico reperibile che viene chiamato nell'immediatezza dell'evento. Quindi la guardia chirurgica non è sostitutiva della guardia ostetrica, ma nel caso di eventi infrequenti, quantificabili in 1 o 2 situazioni annuali, c'è l'utilizzo del supporto della guardia chirurgica al solo scopo di tutelare la salute del paziente. È chiaro che l'intervento di chirurgo ha solo funzione di supporto all'attività prevalente del primo operatore. Rispetto alla struttura complessa di ostetricia e ginecologia, è stata autorizzata la copertura da parte del Comitato Regionale di Valutazione CREVA, proprio in questi giorni. Seguirà la DGR l'attivazione delle relative procedure. Rispetto invece all'espletamento della selezione per la struttura complessa in medicina interna, si sta riflettendo sull'eventuale riapertura dei termini, in quanto presenti solo 4 istanze, di cui una è rinunciataria. Passiamo alle TAC. La TAC, servizio radiologia, collaudata a fine 2016. TAC simulatore radioterapia presso la radioterapia collaudata nel 2008. La TAC simulatore in sostituzione è stata acquisita con DGR 1433-2022 a seguito di invio di piano di installazione da parte della ditta a fine marzo 23. Sono state acquisite autorizzazioni da parte dell'ufficio tecnico di preventivi per i lavori per la predisposizione dei locali, impianti e gli impianti ai fini di installazione. Per il pronto soccorso, la nuova TAC è stata acquisita con determina dirigenziale 3946 del 21 nell'ambito della delibera della Giunta regionale 483 del 2020, piano di riorganizzazione, emergenza Covid, eccetera. Sono stati acquisiti i pareri degli uffici competenti per il posizionamento e la radioprotezione e i preventivi per il lavoro di predisposizione dei locali. La programmazione dell'installazione dovrà tener conto di impattare il meno possibile nell'attività del pronto soccorso, per la riorganizzazione dei percorsi, degli spazi attuali e dei lavori di adeguamento del pronto soccorso previsti sempre con la DGR sopracitata. Per quanto riguarda la risonanza magnetica, l'unica risonanza attualmente in funzione è la risonanza collaudata nel 2008, quindi diciamo una datazione piuttosto passata. E sottolineo questo perché dal 2008 al 2019 magari si poteva dare corso a un piano di valorizzazione e revisione di quelli che sono i vari device, sia leggeri che pesanti, e magari programmare in tempo queste sostituzioni. Ciò non è avvenuto.
appunto, come dicevo, la cui sostituzione è stata prevista nel PNRR, l'abbiamo prevista noi, grandi apparecchiature. Siamo in attesa dell'apertura dell'accordo quadro di Consip dedicato al PNR per poter procedere all'acquisizione, presunta attivazione, entro il 36-2023. La sostituzione, come citava lei appunto nella domanda, risonanza magnetica collaudata al 96, è fuori uso al 19, quindi anche qui ci sarebbe stato il tempo per intervenire con una programmazione adeguata dell'HTA in maniera tale da sostituire e programmare quello che è il normale corso, voglio dire, di ammortamento e di acquisizione di nuovi device nel tempo utile, evitando di trovarci dal 2008 al 2019, quindi passati 11 anni, senza questa programmazione. Era stata prevista appunto, come diceva lei, dal fondo dell'ascito mariano, ma a seguito di verifiche di possibilità di impiego del corretto dell'ascito mariani e vincoli relativi alla destinazione e all'installazione, è stata congelata e non effettuata. Per quanto riguarda il personale, va sottolineato che la Regione Umbria ha rispettato quelli che sono i tetti, il famoso tetto del DL 95, testi e costi del 2004, meno 1,4%. Siamo in attesa che il Ministero, l'abbiamo già chiesto al precedente governo, l'abbiamo chiesto anche all'attuale governo, evidentemente, ci dia la possibilità di assumere rispetto a quelle che sono appunto le necessità professionali legate al DM 77, quindi al territorio. Servono medici, servono infermieri, servono OSS, serve personale assolutamente. È altrettanto vero che servono anche le risorse per questo personale, servono anche le risorse che né allora né adesso ci sono, ma è altrettanto vero che l'attuale governo è in carica da poco e sono sicuro che provvederà a darci queste risorse. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Bettarelli per la replica. Ringrazio l'Assessore e anzi, siccome alcune parti non sono riuscita a comprenderle, chiederei da subito se mi può anche far trasmettere il testo, perché mi sono perso alcuni passaggi. E onestamente le informazioni fornite sono tante, perché le domande erano tante, quindi apprezzo lo sforzo di aver risposto a tutto, quindi come dire, lo sforzo tecnico lo apprezzo sia, penso ne sarà consapevole, un po' meno lo sforzo politico che tende sempre a darci risposte legate alla, come dire, alla carenza di chi c'era prima e che poteva fare fino al 2019 e alla carenza che è diffusa in tutta Italia, dice lei. Sì, in tutta Italia sì, ma qui in Umbria siamo messi molto peggio. Comunque ripeto, prendo atto delle varie risposte, monitorerò rispetto a quello che l'assessore ha detto, in particolar modo rispetto all'ATAC, vedere quindi i tempi di messa in funzione e poi anche rispetto alle figure e ai collaboratori e professionisti, insomma, su cui ha espresso comunque un qualcosa di interessante che va nell'ottica della parziale risoluzione dei problemi. Chiudo con una considerazione che faccio spesso in Alto Tevere su una questione su cui anche diversi colleghi in consiglio sono intervenuti più volte, dalle strutture ospedaliere in cui pioveva, vedo Mancini, la Puletti, Marco è entrato da meno, ancora non ha fatto in tempo, ma è un argomento su cui siamo intervenuti in diversi. Non pensate che siccome ci sono alcuni territori che non protestano in maniera evidente o protestano meno, in quei territori i problemi non ci siano, perché tanti territori stanno facendo manifestazioni di piazza davanti agli ospedali, io personalmente sono stato in diverse realtà territoriali, in altre parti di territorio, e penso a Città di Castello, ancora questi tipi di manifestazioni più evidenti non ci sono state, ma questo non vuol dire che non ci sono i problemi, perché purtroppo i problemi ci sono anche a Città di Castello.